circa un mese fa io ho fatto un video in cui spiegavo secondo me i 5 motivi per cui non dovreste andare allo IED, e questo video ha avuto un responso molto particolare, perché tutti i ragazzi che ora stanno per iniziare lo IED, si stanno affacciando a questo nuovo percorso, mi hanno scritto impanicati dicendo: beh, ma quindi Simone stai dicendo che sto sbagliando, che non dovrei andare allo IED? Ovviamente no, e proprio come avevo annunciato nei commenti, in questo video vi voglio raccontare secondo me 5 motivi per cui voi dovreste andare allo IED. Il primo consiglio che vi voglio dare riguarda il lavoro, proprio perché è un argomento centrale. Ricevo tantissime domande di ragazzi che mi chiedono: sì, ma con il lavoro come funziona? Cioè, si hanno delle opportunità? Inizio proprio dalle opportunità, perché se parliamo, se guardiamo le opportunità, secondo me lo IED è una delle migliori scelte. In primis ci sta il Career Day, è un giorno in cui si dà la possibilità a tutti i neolaureati di conoscere le aziende, quindi avere una possibilità organizzata dallo IED per entrare nelle aziende, quindi per farsi conoscere e lasciare il curriculum. Poi le opportunità le trovi anche grazie ai professori stessi. Come ho detto più volte, i professori allo IED non sono di base dei professori, in primis loro sono dei professionisti nel loro settore, in quello che insegnano. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che loro, oltre a venire allo IED a insegnare, sono direttori di un'agenzia pubblicitaria, eccetera eccetera, e quindi se tu sviluppi un rapporto più intimo, se tu fai vedere che sei bravo, sono proprio i professori che alla fine del percorso ti portano dentro la loro azienda, la loro agenzia di comunicazione. E un'altra cosa da non sottovalutare è: persino il primo anno abbiamo lavorato con un cliente in maniera un po' più indiretta, però abbiamo lavorato con un imprenditore che aveva delle strutture in Toscana. Già in questo secondo anno noi abbiamo lavorato per degli eventi, per un festival, quindi anche questa opportunità di lavorare sul campo già con dei clienti veri, interfacciarsi con dei clienti veri, è qualcosa di estremamente formativo, il catalizzatore per entrare subito a lavorare. Il secondo punto è molto caratteristico dello IED e si collega al primo: sono i contatti. Come dicevo, i professori sono in primis delle figure di spicco in quel settore, quindi che possono fare benissimo da apriporta per un lavoro, clienti attraverso i career day oppure durante il percorso di studi, durante il canonico 3 anni, si ha l'opportunità di lavorare con dei clienti effettivi e quindi farsi una propria rete di contatti. Infine aziende: lo IED ti dà la possibilità di partecipare ad eventi, a partecipare a concorsi, e quindi oltre a tutte queste opportunità all'interno del tuo percorso di studi, puoi, se hai voglia, se hai curiosità, se hai il tempo, partecipare anche a concorsi e altre opportunità fuori dal tuo percorso di studi per cercare un po' la tua via. Un altro punto è la preparazione. Penso che la preparazione dello IED sia estremamente completa, profonda. L'occasione che ti viene data non è quella solo di prepararti a delle materie che poi ti serviranno. Il percorso di studi che viene strutturato per gli alunni è veramente completo e profondo, cioè ti vengono date delle nozioni veramente super specifiche, ma anche molto generali. Non ti permettono, ecco, di svolgere il tuo lavoro nello specifico meglio, però ti danno una conoscenza a 360 gradi sul mondo circostante e sviluppare un senso poi critico, un occhio più allenato, che sono delle skills trasversali che poi però comunque vanno a influire in senso positivo sul tuo lavoro. Poi una preparazione molto pratica, cioè noi veramente abbiamo fatto pochissimi corsi teorici, ma non è solo il fatto di fare delle presentazioni, no? È una preparazione pratica, però in funzione di quello che poi è il mercato, lavorare a progetti reali e recenti, e quindi ci sta sempre questa consapevolezza che stai facendo qualcosa che poi andrai a fare veramente, no? È qualcosa che poi sta avvenendo, non è qualcosa che sta e quindi che rimane così nell'aria. Uno dei punti più discussi era anche l'organizzazione, e come avevo detto è un po' doppia faccia della stessa medaglia. In questo caso io voglio dire i pregi di questa organizzazione così particolare allo IED. Di sicuro allo IED si hanno molti meno alunni, le classi non sono da 100, 200, 300 persone, ma sono da 25, 40, poi dipende comunque dall'annata e del posto, però comunque in generale sono classi quasi liceali, e avere queste
queste classi così piccole ovviamente dà tantissimi vantaggi, come avere un contatto diretto con il professore. Quindi magari se hai qualcosa di interessante, il professore lo vede, chissà, magari dopo i 3 anni di studi ti può portare dentro la sua agenzia. Anche prima degli esami, durante il percorso, durante i mesi di preparazione, di lezione, essere seguito, avere un'email a cui scrivere che ogni settimana ti risponde, avere una figura che a fine lezione si può fermare e fare una chiacchiera, a cui puoi rivolgere alcune domande o dubbi, è di sicuro un valore importante. E infine l'organizzazione è anche quello della segreteria o comunque in generale dell'università. Secondo me è un valore aggiunto molto importante quello appunto di avere una figura a cui rivolgersi, avere l'opportunità di parlare, avere l'occasione di dire cosa va, cosa non va, dire a me non mi piace questo, è successo quest'altro e non mi è piaciuto, cosa posso fare, come possiamo risolvere questa cosa. Avere questa opportunità secondo me non deve essere mai dato per scontato. Concludo di nuovo qua sempre accanto al letto con l'ultimo punto, che sono gli stimoli, e che personalmente è una delle cose che mi ha intrigato di più e che mi ha fatto più appassionare allo IED. Stimoli intendo le materie. Si passa da avere materie super specifiche fino a materie completamente trasversali come sociologia della comunicazione, fenomenologia delle arti contemporanee, come storia dell'arte contemporanea, e questo ovviamente è una cosa positiva perché ti permette di avere uno spettro molto ampio delle tue capacità, sviluppare delle skills trasversali, svilupparti te come persona, perché ovviamente se sei incuriosito da qualcosa hai poi la possibilità di approfondire e quindi di sviluppare un tuo nuovo lato che prima non sarebbe mai uscito. È un'occasione per creare la tua figura sia personale che professionale più completa, con più sfaccettature, delle conferenze, con eventi, che dei corsi a scelta che poi comunque sono obbligatori, però comunque fino ultimo sia quello di arricchirti, di darti più opportunità per conoscere nuove cose. E con questo io concludo il video, spero che vi sia piaciuto, spero che questa volta vi abbia dato un po' più di motivazione per iniziare il vostro percorso di studi, o vi abbia semplicemente fatto capire noi che cazzo facciamo allo IED, cioè perché paghiamo così tanto. Spero che abbiate capito un po' il messaggio di questi due video, cioè spiegarvi un po' i lati positivi e i lati negativi come in tutte le cose, e capire poi che cosa è meglio per voi, per i vostri bisogni. Io vi mando un bacione come sempre, se vi è piaciuto il video lasciatemi un commento, un like, iscrivetevi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.